Allora, perché parlare a questo punto di media? Avete capito che il problema non è più informatico, non è più digitale? E ma da che cosa si origina questa differenza e questa, come dire, un'apertura verso un modo diverso di lavorare? Si origina, io ho messo qua tre parole. La prima è convergenza. Notate che non ho parlato e non parlerò chiaramente di nativi digitali, che è una cosa. No, ho un po' l'allergia verso la definizione, ho anche un po' l'allergia verso la definizione di convergenza, eh? Però attenzione, su questo non ci può sfuggire il senso di questo. Noi siamo, io sono del 64, abituati a vedere la televisione sulla televisione, a sentire la radio dalla radio, giusto l'autoradio, in macchina, mobile, da altri tempi, no? Noi siamo abituati a fare internet sul computer, no? Ad andare in internet sul computer, a scrivere un foglio di Word sul computer, prima a scrivere un foglio sulla macchina. Però c'era uno strumento che faceva una cosa. Oggi assistiamo invece al fenomeno cosiddetto della convergenza, cioè ci sono strumenti che fanno moltissime cose. E questo non è secondario, anche nella scelta degli strumenti che voi volete utilizzare per una didattica, se ci avete sta voglia, una didattica digitale. Ci sono degli strumenti che fanno più cose. Gli aggeggetti che citiamo adesso, ma qualsiasi computer, sapete, la RAI si possono vedere le trasmissioni in streaming ormai. Possono fare da videocamera, possono fare da telecamera, posso catturare quello che compare a schermo, posso andare in internet, posso utilizzare applicazioni, va bene? Quindi il primo fenomeno interessante per capire che cosa cambia è proprio quello della convergenza. Cioè noi abituati a uno strumento che fa una cosa, va bene? In realtà ci stiamo trovando invece di fronte a uno strumento che fa più cose. Se voi siete appassionati del genere sapete che di convergenza ne parla Jenkins. In realtà Jenkins, questo per amore di scientificità, visto che siamo all'università, riprende una citazione di un signore di Cambridge, dell'MIT, che si chiama Étienne de Solapool. Ed è interessante vedere come questo fatto, guardate, confonde i confini fra i media. La seconda parolina magica, che ci dice che quanto sia importante allora parlare oggi soprattutto di media più che di informatica, è la crossmedialità. Ovvero, è il contrario. Lo stesso contenuto, un film, qui parliamo di contenuto, un film, un programma televisivo, lo stesso contenuto io lo fruisco su più mezzi diversi. È l'esatto opposto, se vogliamo. Però questo mischione, va bene, fa sì che cambia del tutto la realtà. La realtà anche dei saperi, dei contenuti, degli apprendimenti, perché i media a cui sono sottoposti i nostri ragazzi sono di tutte e due le tipologie. Cioè, macchine che fanno tantissime cose, quindi loro sulla loro macchina ci ascoltano la musica, ci fanno il videogioco e viceversa. E viceversa, va bene, il videogioco che posso farlo sia sul PC, ma sia anche sulla console. È la console che mi fa anche le fotografie, i videogiochi. Le console portatili che fanno anche realtà virtuale. I vostri ragazzini ce l'hanno, sono gli aggeggi che costano meno anche, quindi ce li hanno. Realtà virtuale. Scattano la foto al vostro cane o al vostro gatto e fanno ballare accanto al vostro cane e al vostro gatto un cane e un gatto digitale. Questo è il gioco. Realtà virtuale, realtà aumentata. Va bene. La terza parola è chiaramente media. Ora, non ho l'amore per le definizioni, giusto perché devo fare una roba scientifica, ho messo le definizioni. Però è importante allora capire come, quando andiamo anche a leggere, oggi si parla tanto di agenda digitale, quando andiamo a leggere anche i documenti europei, tra un po' anche il ministro attuale in carica è molto fissato su queste cose, quindi in qualche maniera escono. Qui non si parla più di contenuti digitali, qui non si parla più di informatica, fermo restando che quello è un mondo che, come dire, continuerà a esserci. Qui si parla di media, perché in realtà il problema non è tanto conoscere il meccanismo con cui lavora la macchina che ci permette di accedere ai contenuti, quanto accedere ai contenuti e capire questi contenuti come possano essere diversi. E qui la definizione è della Commissione europea, guardate cosa cita sotto la parola media, programmi televisivi, i film, le immagini, eccolo qua. Programmi televisivi, i film, le immagini, i testi, i suoni e i siti web.
veicolati da diverse forme di comunicazione. Questo è interessante. Questo chiaramente il link è già in rete, quindi poi dopo lo darò a loro, ma tanto ve le ritrovate. È interessante questo passaggio perché di fatto ci spinge a pensare che anche il lavoro che faccio con i ragazzi alla fine è un lavoro di integrazione. Vale a dire, io da insegnante di storia, per vedere il film sulla rivoluzione russa, dovevamo prendere la chiave dal bidello, sperare che VHS funzionasse, entrare nel laboratorio, cercare il telecomando, cercare il tasto giusto e via di seguito, e perdevo 2 ore per vedere il film che durava 2 ore, perché il film dura 2 ore, ok? Oggi che cosa succede? Con una lavagna in classe, anche senza utilizzare la lavagna come touch, eccetera, eccetera, alla fine io in tempo reale ho l'accesso a un contenuto. Qual è il problema che sorge? È che tutti questi media vanno integrati in qualche maniera. E questo diventa un po' anche la sfida e l'interesse, l'integrazione dei media. Qui vi ho messo, se siete interessati all'argomento, 2 link su 2 documenti, vedete, molto recenti, uno del 2010 e uno del 2011, dove si dice proprio a quali competenze si può accedere con il lavoro fatto sui media. E questa è la cosiddetta piramide dei media. L'uso, un uso integrato dei media, un uso di internet. Vedete le competenze di computer e internet che diventano una parte rispetto al tutto. E poi alla fine la possibilità di accedere a radio, giornali, internet, televisione, cinema. Sostanzialmente allora anche nella documentazione la costruzione dell'unità didattica va a tenere presente un po' la possibilità di accedere a tutti questi contenuti. Ripeto, non per fare italiano, perché qui la tendenza è poi in consiglio di classe, queste robe però i media fate voi, se linguaggio italiano, addirittura nei libri del biennio e dei superiori c'è tutta una parte che riguarda le varie modalità di comunicazione, non so se avete mai avuto accesso a questi libri, il fumetto, andava tanto di moda qualche anno fa, il fumetto, il giornale, eccetera, eccetera. Qui non siamo in quell'ambiente di cose. Qui siamo nell'ambiente dove gran parte dei contenuti viaggiano ormai in internet e gran parte dei contenuti, sotto forme differenti, possono essere un aiuto all'apprendimento. Vado avanti, dopo la piramide, vedete, questi ve li lascio per così, per vostra anche, se siete interessati anche a sviluppare dei lavori su queste competenze qui. Notate che nell'uso, tra le competenze più importanti, c'è quella della navigazione, dell'esplorazione. Una cosa che spesso mi dicono i colleghi, vabbè, questi navigare, fare surfing, no? E la cosa è sanno fare meglio i ragazzi. È parzialmente vero questo, però è vero in realtà, hanno questa capacità molto immediata. Il problema vero, noi scuola possiamo non fare niente rispetto a tutto questo? Il problema vero è che magari a questa orizzontalità di navigazione bisogna cercare di dare una verticalità, cioè la possibilità di andare ad approfondire. E come si fa questo? Sicuramente si fa con la relazione e il dialogo in presenza. Guardate, la scuola finché resta in presenza, finché resta un momento in cui io mi vedo ogni giorno con 25-30 ragazzi, va bene? È un momento di relazione, rispetto al quale anche la navigazione in internet può assumere un valore. Io di tutte le esperienze che ho visto di lavoro sulla ricerca in internet, navigazione in internet, quelle meglio riuscite sicuramente sono quelle dove l'insegnante pazientemente si mette lì, si fa raccontare, magari anche con l'uso della lavagna per vedere, visualizzare, eccetera, e stoppa tutto per far capire la differenza fra i due linguaggi, fra i due modelli di comunicazione, se ce ne sono 2, 3, 4, eccetera, eccetera. Non c'è altra maniera. Voi direte, se partite a parlarci di tecnologie, ci stai dicendo dobbiamo fare come una volta. Però è così. Cioè, il vero problema, anche sui testi, io da insegnante umanista lavoro sui testi, no? Allora, perché non applicare su tutti gli altri media quello che è un lavoro che abbiamo sempre fatto sui testi? Cioè la capacità di capire un testo effettivamente. Questo si può fare anche con i video, questo si può fare anche con i link, questo si può fare anche con i blog. Un'attività che ho visto fare molto carina, si prende un argomento di qualsiasi tipo, chiaramente
finalizzato la mia didattica. Noi ci abbiamo un po' la passione del progetto speciale, eh? A me non piace moltissimo. Cioè, io se devo fare Dante, per capirci, siccome devo fare Dante, metto in piedi qualcosa con le tecnologie. Non è che faccio il contrario. Mi metto in testa e devo fare qualcosa con le tecnologie e vado a cercare un argomento, che ne so, la pace nel mondo, no? Diciamo, io devo affrontare un argomento, quindi può essere un argomento scientifico. Vi ho detto, c'è un mondo, ma non solo di contenuti, ma proprio di informazioni. Per le superiori, per esempio, c'è il sito della SISSA, che è la scuola di specializzazione a Trieste, di specializzazione scientifica a Trieste, che è bellissimo. C'è una parte dove addirittura, è chiaro, soprattutto per i ragazzi più grandi, l'utente può fare delle domande e questi giovani scienziati, che però sono dei capoccioni così, per capirci, danno delle risposte comprensibilissime, no? Diventa anche un dialogo. E il problema grosso di queste iniziative è che in italiano ce ne sono poche, noi, ahimè, per l'inglese abbiamo sempre qualche resistenza. Però voi tenete presente che le esperienze più avanzate di scuola anglosassone non sono quelle dove hanno la tecnologia uno ciascuno, sono quelle dove ci dialogano con questa tecnologia, va bene? Quindi io prendo un argomento, va bene? Qualsiasi. Quell'argomento a quel punto lo vado a sviluppare in maniera transmediale, cioè utilizzando tutti i media. Il giornale. Quali sono i media che posso utilizzare? Il giornale, per esempio. Voi prendete qualsiasi giornale quotidiano, ogni giorno esce con una serie di argomenti che hanno anche poco a che fare con la quotidianità, no? Il giornale, il blog, magari un blog dove si parla di quell'argomento, un'applicazione online, un esercizietto di quelli digitali flash, ce ne sono tanti, per esempio i vulcani. I vulcani, c'è la pagina di Miss Cinghi su YouTube, dove ci sono delle esercitazioni dove fa vedere il vulcano, come funziona il meccanismo del vulcano, eccetera, eccetera. Quindi YouTube, va bene? Un foglio di Word, perché no? Un'unità didattica che ho utilizzato. Oppure un ebook, beh, non per citare i signori qua vicini dello Zanichelli, ma spesso e volentieri ci vengono a proporre nelle aule docenti questi strumenti così un pochino diversi. Ma voi sapete che l'ebook in PDF, in formato PDF, è piena la rete, di qualsiasi disciplina. Un libro vero, cartaceo. Ricordate quello cartaceo, non spaventatevi, se ci avete una lavagna, in tempo reale può andare alla lavagna. Macchina digitale, dico sempre io, o cellulare. Poi ci stanno quelli che hanno il braccio, vabbè, questi sono troppo avanzati. Però ciò che il bello delle tecnologie oggi è che ciò che è cartaceo può diventare digitale e viceversa. Quindi vado a prendere la radio, il podcast. Insegnate filosofia? Beh, ci sono quei podcast molto divertenti, la trasmissione di Radio 2. Il podcast in radio, il podcast televisivo. Sapete che Benigni che spiega l'inno di Mabeli su YouTube lo trovate in 3 secondi. Questo per dire. Quindi avete tutto un mondo di media rispetto a quali fare un lavoro. Di che cosa? Che tipo di lavoro a quel punto? Allora, il lavoro che ho visto fare io era proprio un lavoro di connessione di argomenti. Spiegate le finalità dei diversi strumenti ai ragazzi, che questo non sarebbe male. A che serve YouTube? Qual è la caratteristica di YouTube? Che mi fa vedere il film ma in 10 minuti. Cosa ci guadagno? Che lo vedo in 10 minuti. Cosa ci perdo? Che non vedo tutte le altre ore e 50 di film. No? Però capire che io in quel momento sto vedendo una sintesi, che è un'altra roba rispetto al film. È chiaro che però in classe ho un'ora qua, un'ora là, magari ti faccio vedere 10 minuti che non ce la faccio. Libro digitale e libro cartaceo, va bene? Tutte e due, uno accanto all'altro, uno magari sul PC e uno in mano. Qual è la differenza? Che se questo va via la luce, non sto banalizzando, attenzione, se questo va via la luce o si consuma la batteria, ciao ciao. Questo possa andare fuori, girare, eccetera, via di seguito. Anche se si aggeggiano 10 ore di autonomia, quindi questo, non stiamo a fare pubblicità, però andiamo di fronte a tecnologie che fanno le robe pazzesche, no? Quindi lavorare sul senso di questi media e poi contestualmente sul contenuto. Io non sono per lavorare solo sulla educazione mediale, come la chiamano, la media literacy, va bene? Ma per me l'educazione media va fatta con il contenuto, perché se no mi perdo. Anche col latino si può fare, col contenuto, un blog. Una cosa molto divertente è, per esempio, chi va a fare la maturità, no? Qual è la cosa che spera? Che il giorno prima dall'Australia qualcuno gli dia le tracce. Tipico, no? Che qualcuno gli dia le tracce. Allora io facevo un lavoro al contrario, dicevo all'inizio dell'anno, attenzione,
dice, non aspettare che qualcun altro faccia qualcosa per te, fallo prima te. Gli dicevo, guardate, gli argomenti di attualità alla fine non sono sterminati. Quanti potranno essere? E vai col brainstorming. Individuati quelli che pensavamo piuttosto potevano essere, si andava su internet a far che? A vedere le notizie. Però qual è il problema che sorge? È che loro, giustamente, andavano a prendere il pazzo neonazista, la sua citazione sull'aborto, e accanto ci mettevano il Papa. Allora lì dovevano imparare, uno, che quello era un pazzo neonazista, cioè, indipendentemente da come uno la pensa, dovevano sapere che quello era un pazzo neonazista. Se ci metteva le croci celtiche, allora vedete che c'è un lavoro sul linguaggio, no? Che è quello che facciamo noi quotidianamente. Se ci vendono, se viene quella del folletto a farci vedere il folletto a casa, gli facciamo tutte le domande di sto mondo. Ma non è che una fregatura, quanto ci fai pagare, come pagare meglio, ma questo funziona qua perché ci sei tu, quando te ne vai via non funziona più. Il senso critico, noi l'abbiamo imparato sui libri, però lo applichiamo quotidianamente, nell'acquisto di una macchina, eccetera, eccetera. Dopodiché, quindi, una volta il discorso sul blog, no? Sulla notizia, una volta capito che forse la citazione del Papa l'avrebbe messo un ministro nelle prove d'esame, magari non la citazione del neonazista, andavamo a cercare la citazione di un altro che magari non era il Papa, ma che poteva essere plausibile avere là dentro. E via di seguito, costruire sui media. Ecco perché attiravo, dicevo, la vostra attenzione proprio su questo discorso mediale. Vedete, è interessante anche queste abilità generali. Codificare e decodificare, valutare criticamente, paragonare e mettere l'informazione contrastiva dei testi mediali. Signori, è questo il futuro del sapere, anche perché in qualche maniera io vedo, per esempio, ma anche noi non c'ha, se voi avete studiato all'università, no? Non è che hanno fatto tutto di tutti gli argomenti. Quando mai? Magari lo chiedevano a voi di andare all'esame portando i manualoni, però poi loro non è che a lezione te facevano tutti gli argomenti. E all'epoca non c'era internet, no? Qual è la capacità migliore che avete acquisito? La capacità di capire qual era l'argomento più utile o a superare l'esame o per voi, come un sapere vostro, no? Come un arricchimento vostro. Beh, rispetto a questo, la sfida della scuola è ancora più grossa, perché la capacità di valutare diventa anche, rispetto ai 1000 media che arrivano, quale è più utile. L'esempio che facevo prima di YouTube è un classico, ma è determinante. Capire che quello che vedo non è il film. Una volta si diceva, ma hai avuto questa notizia, come hai fatto a sapere? L'ha scritta il giornale. Poi dopo si dice, l'ha detta la televisione. Oggi dov'è? L'ha scritta internet. L'ha scritta internet un paio di scatole. Perché la scritta internet poi l'ha scritta chiunque. Qualsiasi pazzo che scrive può scrivere. Però rispetto a questo ci deve essere un ruolo formativo della scuola. E secondo me, però questa è un'opinione personale, non deve essere specialistica. Cioè non ci deve essere insegnante di internet, per capirci, detto così brutalmente. Tutti noi nel nostro piccolo, nella nostra esperienza, dobbiamo portare quel granellino di esperienza esistenziale. È chiaro che per avere un minimo di esperienza in internet io ci devo andare. Questo però apre tutto un mondo che qui non sto a sollevare, perché è chiaro che apre tutto un mondo. Guardate, sintetizzare. Noi abbiamo una grossa difficoltà, va bene, a sintetizzare e anche a summarizing, sostanzialmente alla capacità di organizzare quello che... Ma ci lamentiamo sempre i nostri studenti che non sono capaci. Quante volte gli diamo gli schemi, gli diamo le mappe, eccetera, eccetera. Su questo l'utilizzo dei media può aiutarci a farci da guida proprio in un lavoro del genere. E infine l'ultimo, remix, che fa tanto di discoteca, ma in realtà è una delle abilità più importanti che si impara. Attenti, se voi prendete un ragazzo di 18 anni, quello il giorno dopo, per modo di dire in questo periodo, però, andrà a lavorare, no? Sul posto di lavoro, anche quelli più tecnologicamente avanzati, non c'è mai un modo univoco di lavorare, qualsiasi lavoro andiate a fare, anche in fabbrica. Io sono stato alla Ferrari, che è una fabbrica un po' particolare, però anche in fabbrica non è più soltanto il pezzo o più soltanto lavorare a computer, eccetera, eccetera. Ci sono delle riunioni di mini staff, c'è la capacità di prendere piccole decisioni. Ora, tutto questo passa attraverso proprio una capacità di mischiare, di mettere insieme le informazioni. E se non sono abituati a utilizzare i media in questa maniera, diventa chiaramente un problema. Io dico spesso, bisogna
insegnare ad integrare i media, va bene? Però questa è una cosa, un processo che deve fare anche l'insegnante in qualche maniera. E guardate, non c'entra niente la lavagna, ok? Perché io posso utilizzare i media in classe anche con strumenti molto, molto, ma molto poveri, se vogliamo. Andiamo avanti. Oh, qui c'è una serie di riflessioni, un po' più per gli appassionati, ve le lascio, vabbè, le leggo al volo. Che ore sono? No, per non far tardi. No, ci siamo, va bene. Ok. Alcune riflessioni su quello che potrà in qualche maniera accadere, e sono anche dei consigli, Il titolo di queste riflessioni è All is Content, cioè tutto è contenuto. In realtà con i media tutto quanto è un contenuto per l'apprendimento. Il giornale, l'ebook, il gioco interattivo, tutto diventa un contenuto. Il problema è come io integro questi contenuti fra di loro. Il problema nostro è che siamo ancora, come diceva Maragliano, monomediali, cioè per noi l'apprendimento è il libro, neanche il quaderno, te. Cioè qualcuno non utilizza neanche il quaderno, va bene? È molto il libro, non tutto il libro, da pagina 7 a pagina 24, saltate la pagina 24, pagina, no? Per gli insegnanti di italiano, sapete, c'erano i manualoni, i Baldi Giusto, questi qua, ma quanto se ne usava? Io non ho mai visto nessun collega che lo faceva. Anzi, lo studente ci tiene, perché siccome l'ha comprato, ti chiede, ma professor, ma non facciamo tutto, no? È vero questo, come ha pagato, dice, costa, ma è costato, non facciamo tutto. Questo per dire come alla fine, però, guardate, non è, io gioco, vedete, perché dobbiamo, è pomeriggio, dobbiamo stare anche un po' allegri, però questo processo di selezione l'abbiamo sempre fatto come insegnanti. Io avevo un insegnante che arrivava con le sue, insegnanti di latino al liceo, che arrivava con le sue, con i suoi testi digitati sulla carta velina, digitati nel senso che sulla macchina da scrivere all'epoca, perché lui voleva che noi facessimo quelli del libro, no, all'epoca addirittura non li aprivano neanche i libri certe volte, non avevano questa remora, insomma, diciamo. E quindi abbiamo sempre fatto un lavoro di selezione, qui diventa più difficile, chiaramente. Allora, tutto è contenuto. Prima cosa, se è il processo che è centrale, allora quello che è importante per noi capire, che non è più tanto importante lavorare sul prodotto, quanto andare anche a cercare delle risorse che siano aperte e che siano legate alle pratiche. È quello che si chiama Open Educational Practices. Il più grande, questo non so se sapete, il più grande repository europeo di pratiche didattiche si chiamava, o si chiama tutt'oggi, OER, Open Educational Resources, che si sta trasformando pian piano verso Open Educational Practices. Dov'è la differenza? È che un tempo mettevano lezioni finite, oggi tentano di raccontare, tipo in Gold, che è la cosa più difficile del mondo raccontare una lezione, va bene? Di raccontare la lezione. Su questo, tra queste, ecco qua, se andate in internet c'è Risorse per Docenti, è un ambiente che raccoglie tutte o molte delle, voi sapete che esistono i PON, sono i finanziamenti per il Sud, no? In questi anni sono giunti a valanga soldi su soldi su soldi alle regioni cosiddetto obiettivo, che sono Puglia, Sicilia, Campania e Calabria. Attualmente sono 4, prima erano 6. Da questa esperienza formativa è nato questo portale che raccoglie delle lezioni, ma non dei contenuti, proprio dei processi raccontati. Va bene? Italiano, matematica e lingue. E qui ce ne sono veramente decine e decine e decine. Un altro aspetto, va bene, secondo aspetto, quanto spazio dare all'autoproduzione dei contenuti e alla co-costruzione? Quando vado a fare il corso lavagne, i colleghi mi dicono, sì, vabbè, ma ci devo perdere un sacco di tempo. Vi dico subito, con le tecnologie un po' di tempo ci devo perdere, non si sfugge. Tuttavia, quello che dico io è, attenzione, non dovete impazzire a prepararvi la lezione prima. Cioè, voi la lezione ce la dovete avere qua, come quando andate col libro in classe. Quando vai col libro in classe, a parte non ci credo che tutti si strapreparano, però, quando vai col libro in classe, tu la lezione ce l'hai qua, sai dove vuoi partire, sai dove vuoi arrivare. Tutto quello che è in mezzo, va bene? Sostanzialmente, quella che chiamiamo sceneggiatura, tu ce l'hai dentro un processo. Ora, una cosa importante, se si dà spazio al processo,
è più che l'autoproduzione dei contenuti, perché non tutti siamo tecnologi, non tutti siamo appassionati, magari non lo voglio manco fare, è la capacità di far costruire i contenuti ai ragazzi, questo sì. Questo è molto importante. Che vuol dire costruire i contenuti? Chiedergli solo il PowerPoint? No. Rispetto a quello che ho detto, mettere insieme media differenti dando il ruolo che hanno. Va bene? Media differenti dando il ruolo che hanno. Io ho studiato a Roma col professor Malagliano, che ho già citato prima, una delle sue fisse era la coerenza. Cioè lui diceva, se bisogna fare, e vi parlo di 10 anni fa, se bisogna fare disegno, bisogna continuare a fare disegno a mano, perché quello è il disegno, è a mano. Disegno tecnico, la lavagna non serve a niente col disegno tecnico. Anche da un punto di vista professionale, si usa AutoCAD. Disegno tecnico, va bene? Invece, quindi... Invece se voglio fare un lavoro di costruzione, per esempio di brainstorming, la lavagna mi torna utile, perché è uno strumento che ha un senso in un'operazione del genere. Il suo senso è quello. La relazione scritta. Se io voglio vedere la capacità, scrivere a mano non è scrivere digitale. Sono, ormai l'hanno studiato, sono due flussi del pensiero differenti. Allora, a seconda del tipo di flusso che io voglio incrociare, metto in piedi una strategia piuttosto che un'altra. Utilizzo lo strumento a seconda di quel che serve. Un tipico dibattito che trovate in rete oggi è tablet sì, tablet no, PC sì, PC no. Cioè, siccome poi noi italiani siamo bravi a fare le bandiere, no? Ci sono quelli che dicono i tablet sono una gran cavolata, ci sono quelli che dicono i tablet sono una gran figata. E viceversa quelli che dicono, ma che serve un tablet? C'ho già il PC? No? E viceversa quelli che dicono, ma sì, il PC non puoi muoverlo, eccetera. Il problema non è pro o contro, come non è pro o contro libro digitale, attenzione, questo non l'ho detto, però insomma credo si senta dietro le cose che dico. Il problema è che ogni strumento ha una sua funzionalità. Io col PC non posso andare in giardino a fare le fotografie alle piante, non posso prendere appunti mentre sto al museo, come fa l'ottimo collega Bardini a Siena. Lui va al museo con l'iPad, con i ragazzini, che una volta tanto dici, io sono sempre stato terrorizzato dalle gite, ma da quando ci abbiamo questi aggeggetti andiamo in gita, vediamo delle cose, certo, su 20 opere d'arte vi faccio vedere, hanno acchiappato il senso di 3, però almeno 3 ce le portiamo a casa, no? E quindi fanno un lavoro di appunti, di scrittura e via di seguito, eccetera. Quello strumento serve a quello, devo fare una relazione, devo fare un landing object, devo fare un PowerPoint, ho bisogno della tastiera, allora il PC ha un senso. Quindi l'importanza del senso e quindi anche della co-costruzione. In questo senso, co-costruzione, cito Slim Team, che è una piattaforma per la didattica fatta dal Trentino, e cito anche Spreaker. Spreaker è molto carino, è gratuito, nella versione gratuita. E, che cos'è? È un sito che vi dà un'ora a persona di registrazione radio online, cioè fate la radio libera sostanzialmente, online. Quindi accedete con nome, con la posta elettronica e con una password e a ogni persona che accede c'è un'ora di registrazione. Potete mettere dei brani, fate una puntata radio, molto simile al podcast per molti versi, la differenza è che è online. Quindi voi in ogni momento potete risentirla, farla risentire e via di seguito. Ok? Tra l'altro Spreaker è fatta da ragazzi di Bologna, è un'invenzione proprio di ragazzi di Bologna. Chiaro che se volete avere più tempo a disposizione avete bisogno, si paga insomma sostanzialmente. Però per un'ora è gratuito, un'ora moltiplicatelo per 25, eh? Quindi 25 studenti avete 25 ore di trasmissione. Chiaro, anche qui. Questa è una tecnologia di trasmissione, in realtà dietro ci deve essere tutto un lavoro. Che lavoro c'è? La scrittura, l'argomento, lo studio, l'analisi, che avviene fuori dalla tecnologia. Eh? Molto interessante per il lavoro con i media. Come anche, vabbè lo faccio vedere dopo. Dunque, tre, come formare l'impiego in chiave didattica della realtà aumentata? Non ne abbiamo parlato, qui troverete un video. Molte delle applicazioni che andiamo a incontrare stanno piano piano spostandosi, ma questo è futuribile, futurismo, verso quella che è la realtà aumentata, cioè la possibilità che quello che avviene sulla macchina e quello che avviene nella realtà in qualche modo vadano a interagire. Molti di questi strumenti hanno delle applicazioni che già fanno questo, i
vostri cellulari, se avete uno smartphone, sono tutti attrezzati per fare realtà aumentata. L'esempio più semplice è il QR code, quel codice tipo a barre quadrato che quando centrate sopra col vostro cellulare, se avete l'applicazione di lettura, vi manda nel sito del monumento, dell'attività economica. Per esempio, qui c'è il video di YouTube dove spiegano proprio come utilizzare la realtà aumentata, tipico per gli istituti turistici, un aggeggio che viene molto utilizzato in quelli che fanno determinate sperimentazioni, o anche nella descrizione del proprio paese, dei monumenti del proprio paese. 4, tempi della scuola e annullamento della separazione tra brick e click che nasce dall'impiego di nuovi digital content. Vabbè, qui andiamo sulle parolacce. Però di fatto un'altra cosa interessante è che questi nuovi strumenti trasformano in qualche maniera i tempi della scuola. Noi siamo abituati all'e-learning, che è qualcosa che noi facciamo a distanza in opposizione alla presenza. Ma la scuola è tutta in presenza. La scuola, noi per come la concepiamo, è in presenza più i compiti a casa che sarebbero a distanza. Ora, questi aggeggi qua ci permettono di avere dei tempi differenti di lavoro. Lo stesso avere internet in classe, per chi ha la lavagna in classe, è un modo diverso di lavorare, perché io in tempo reale posso avere accesso a una serie di opportunità. 5. Centralità dei tool, degli strumenti e delle applicazioni. L'importanza di poter iniziare a capire come funzionano. Qui, per esempio, questo sito qua si chiama Squirrel. Squirrel è carino perché ci dà la possibilità. Qual è il problema di YouTube? Per chi c'ha mai. È tenere insieme tutti i video che ti servono, dal punto di vista didattico, no? Cioè, siccome è troppo grande, devo navigare, eccetera, eccetera. Un modo molto facile è conservare i link. Qui invece Squirrel dà la possibilità, vedete questi video, dà la possibilità all'interno di cartelle online di avere i video che mi interessa. L'ultimo punto, mi soffermo, che è interessante, riscoperta dell'integrazione della didattica e della conversazione. Come formare all'impiego in quest'ottica della nuova generazione di digital content. Vale a dire, allora rispetto a tutto questo che sono andato a dire, diventano chiaramente importanti due parole, integrazione e conversazione. Integrazione dei media, la possibilità di mettere insieme media differenti nella lezione. E al tempo stesso la conversazione per lavorare sul senso critico. Una cosa che per esempio quando abbiamo iniziato a fare l'esperienza di classi 2.0, una cosa che era molto temuta era che questi ragazzini lavorassero soltanto con le macchine. Che cosa è successo invece, voi che l'avete anche girati? Che non è così. In realtà, una volta superata la prima sorpresa, ci abbiamo tutte le macchine, la macchina diventa come il quaderno. La macchina intendo il PC o il tablet, okay. Diventa come il quaderno, lo tiri fuori quando serve. E questa è la cosa, e non quando lo dice il professore, attenzione, cioè, sì, chiaro, quando il professore coordina l'attività, però diventa naturale il fatto di non accenderlo se non serve in quel momento. Questo è interessante, anche rispetto alle paure di, come dire, informatizzazione spinta del lavoro in classe. E allora, quando parlo di didattica della conversazione, intendo proprio questo, cioè la capacità all'interno della sceneggiatura didattica di mettere in piedi qualcos'altro, una relazione, un contatto. Anzi, abbiamo visto che quello che viene più messo in moto è la capacità di dialogo tra insegnante e studente. Quei famosi, quando leggete i manuali di didattica, nel costruttivismo il docente non è più docente nel senso tradizionale, trasmissivo, quello accade automaticamente. Perché il fatto stesso che io mi debbo anche fisicamente, come dicevo prima, relazionare rispetto ai ragazzi, cambia automaticamente proprio le coordinate di rapporto. Lì il problema è un altro, che se per esempio avete parlato dei social network in un'altra occasione, non sbaglio. Se andate a utilizzare i social network, e quella diventa un'arma a doppio taglio, io non sono molto favorevole, però è un'arma a doppio taglio, cioè quando accettate la sfida del social network con il ragazzo, gli devi stare dietro, perché se no non accettate la propria, lo dico, come dire. Perché c'è il collega, quello di Reggio, Vellani, il collega Vellani, e lui sta continuamente online con questi ragazzini che gli chiedono, non hanno capito il compito, gli chiedono spiegazioni, sua scelta, chiaramente, giustamente, però è una scelta, è un rapporto che va oltre la classe,
probabilmente, come dire, avrà un ritorno da una cosa del genere, sicuramente. Però è una scelta, questo è molto importante. Quindi anche nella selezione dei media, va bene, che vado a utilizzare in classe, diventa importante rispetto al mio tipo di lavoro. Certo, scusate se dico qua, la dico proprio in maniera verticale, brutta e dura, la lezione come quella che raccontavo prima io, entro in classe, leggi tu Francesco, leggi tu Giovanna, non c'entra niente con queste cose che sto raccontando, è un altro mondo, anche con i ragazzi più grandi, Quindi, questo qui ve l'ho messo perché è preso dall'agenda digitale, visto che se ne parla tanto, almeno ogni tanto andare a leggerla. L'agenda digitale è un documento europeo dove si dicono i passi che dovremmo compiere fino al 2020 cosiddetto, no? 2020. L'avrete visto, ne stanno parlando, il Ministero sta elaborando delle cose. Perché ve lo faccio vedere? È diviso in tanti articoli. Ve lo faccio vedere per confermare quello che fino adesso ho detto in qualche maniera. Innanzitutto la centralità allora dei contenuti digitali. Io oggi ho parlato di media, ma alla fine tutto è contenuto digitale, tutto è media, anche il giornale tradizionale. Guardate che mondo dovrebbe girare secondo questa l'agenda digitale: lo sviluppo delle industrie creative, l'interoperabilità, l'accessibilità, l'inclusione diversamente abili, politiche d'offerta e diritto d'autore, breve parentesi. Per anni, soprattutto a partire da Fortic, c'è stata l'idea del docente autore, cioè il docente che si realizza i contenuti. C'è anche una scuola che non citerò, che sono entrati nella paranoia che dovevano fare loro contenuti e venderli a Mondadori. Mondadori ha appena capito, ha detto no, facciamo il contrario, vi diamo noi i contenuti e ci pagate. Cioè, questo per dire come ci sono mentalità, come dire, che sono difficili da scalfire. L'insegnante, secondo me, questo è un parere personale, non deve essere autore. L'insegnante è autore della sua lezione, ma non autore dei contenuti. Fare l'autore dei contenuti, soprattutto nel mondo digitale, è una roba che apparentemente è semplice, ma in realtà è complessissima. Faccio un altro esempio. Voi sapete, circola in rete una... Oggi mi diffameranno... Va bene. Circola in rete una... Ora mi sfugge il nome... c'è una scuola della Puglia che si chiama il Liceo Maiorana di Brindisi che ha lanciato qualche anno fa un'iniziativa, qualche mese fa un'iniziativa. Sostanzialmente loro stampano dei libri tradizionali, li danno anche in formato digitale, forse qualcuna delle vostre scuole aderisce, è una rete di scuole. Si chiama Book in Progress, scusate, ogni tanto ho dei buchi mnemonici. Book in Progress. Che cosa fanno loro? Voi pensatelo nella vostra scuola, poi ditemi se non ho ragione o no a dire quello che sto per dire. Sostanzialmente lui ha coinvolto tutto il suo collegio docenti, dipartimenti disciplinari a gratis scrivono il libro, lo studente paga 200 euro, c'ha il PC e dentro il PC il PDF e in più c'ha pure il libro cartaceo, va bene? Con il libro scritto dai suoi insegnanti, a parte che il pluralismo così proprio, vabbè, però è evidente che una roba del genere richiede una competenza di scrittura che non è di tutti, no? Un conto è che io adotto un libro e poi ti do tre fotocopie perché voglio che tu sappia quelle tre cose. Un conto è fare un vero e proprio libro. Poi immaginate, almeno nella mia esperienza, non ho mai avuto un amore pazzesco con i colleghi, anche perché eravamo sempre in 27-30, di dipartimento disciplinare, tale da scrivere un libro tutti insieme. È una roba, come dire, che c'ha dell'impegno, no? Però questo risponde a un'idea molto diffusa. L'insegnante debba essere autore dei contenuti. Allora, ci sono due aspetti. Uno è un aspetto di onere che... Già a malapena siamo pagati per quello che facciamo, quindi pure fare l'autore dei contenuti. Però, detto questo, l'altro aspetto importante è quello del diritto d'autore. Cioè, quanti di noi hanno una competenza per capire che cosa va sotto diritto e che cosa no? Italiano, vabbè, ci stanno i 70 anni, ok? Quindi, sostanzialmente, possiamo manipolare quello che vogliamo fino al programma che si fa in ultima classe di liceo. Perché arriviamo ad acchiappà Pirandello, va bene? Quindi, sostanzialmente si arriva fino a Pirandello, quindi... Ma un video preso dalla rete, citato da YouTube, va bene? Quanto va sotto diritto d'autore? Può essere utilizzato, non può essere utilizzato? Questa mia stessa presentazione ha contenuti che non sono, come dire, non potrei presentarli in qualche maniera. Quindi questo per dire che l'aspetto del diritto d'autore è importantissimo e in qualche maniera tocca anche la figura del docente, quindi spesso in giro troverete cose del genere. L'importanza di learning come linguaggio di comunicazione, vedete, linguaggio di
comunicazione. Io vengo dall'e-learning tradizionale, quello della piattaforma online dove fai il tutor, eccetera. Perché non ha molta più fortuna? Perché la gente si è stufata di stare là a scriversi messaggi se non ha una motivazione. Ma questo non dovrei dirlo voi, Ansas, però... no, non lo dico. Però c'è negli ultimi... Io quando ho iniziato a fare sti lavori nel 98 c'era un entusiasmo, una partecipazione, si scriveva, c'era un sacco. Oggi è difficile tenere alto il dibattito all'interno di un forum online. Cioè, difficilissimo. Ma non perché la gente sia stufa, ma perché sono forme di comunicazione, in qualche maniera, bypassate. Perché se io voglio andare su blog dei lavagnari, vado su Facebook, è pieno di blog di pagine di lavagnari, lavagnari intendo quelli che giocano con la lavagna, che ti raccontano quello che fanno, magari è più interessante, più stimolante, piuttosto che entrare nella piattaforma e scrivere il mio post e via di seguito. Guardate che la realtà, l'e-learning tradizionale era questo, faccio il compitino online e te lo mando via di seguito. Che senso ha? Cioè, oggi ha perso moltissimo senso. Ci sono delle applicazioni che io in tempo reale, la mappa, all'epoca, quando ho iniziato con le mappe, utilizzavo Cmap, forse qualcuno di voi anche ha bazzicato questi giochi. E oggi ci sono delle applicazioni che online, in tempo reale, mi fanno la mappa, mi permettono di scaricarla e di spedirla a chi voglio. Cioè, c'è tutta una serie di strumenti che hanno bypassato queste modalità tradizionali di learning. L'idea di ripetere la classe a distanza non ha molto senso, soprattutto a scuola. C'ho già la classe. Che facciamo? Ci vediamo anche nella classe virtuale? No? Magari meglio avere uno spazio dove metti i contenuti, quello sì, da riutilizzare. Qualche tempo fa andava di moda anche il blog dei docenti, nelle scuole un po', il blog dei docenti della scuola, no? Un blog dove ognuno poteva dire quello che voleva. Chiaramente, pensate cosa dicevano contro i dirigenti, contro i collegi, succedeva di tutto, la terza guerra mondiale. Però, a parte questo, magari è più utile avere uno spazio online dove mettere i contenuti per provare a condividerli, che è cosa difficile, va bene? O i processi che uno mette in piedi, va bene? Questo per farvi vedere come, in qualche maniera, i temi di cui sto parlando sono sì temi che toccano l'aspetto informatico, ma vanno soprattutto sull'idea dei media e della comunicazione. Vi faccio vedere quell'articolo là, banda larga, accesso universale, alta velocità. Noi possiamo parlare, e poi roaming, accesso ai dati, prezzi e concorrenza. Possiamo parlare di quello che vogliamo sulle tecnologie, ma se questi due aspetti ancora sono latitanti, so che qui in Emilia Romagna hanno cominciato a mettere la banda larga in automatico a Ozzano, alla scuola di Ozzano, nell'Emilia, l'istituto comprensivo, il famoso Lepida scuola, se qualcuno di voi ha mai avuto. Stanno iniziando a portarla, ma finché non c'è la banda larga, tutto questo discorso sulla comunicazione viene molto meno, ha dei costi non sostenibili. La mia idea rispetto alle tecnologie di scuola, secondo me, la scuola dovrebbe dare la possibilità di accesso, cioè sicuro, sicuro sia per i bambini piccoli che per i ragazzi, tanto più per i ragazzi delle scuole superiori, dove io possa accedere con la mia macchina in qualche maniera e lavorarci, va bene, all'interno delle classi. L'accesso diventa determinante oggi. Alla fine di questa presentazione vi ritroverete poi. Ecco qua. Questo ve lo faccio vedere. Stiamo parlando chiaramente di quello che è il mondo del cosiddetto 2.0. Vediamo se ce lo fa vedere. Molti dicono, vabbè, tu ci stai parlando di queste robe, classi 2.0, scuole 2.0, ma in realtà è un mondo che non ci appartiene. A scuola a malapena abbiamo il telefono. Se andate su questa applicazione, vedete un'applicazione interattiva, dipende molto dalla velocità che abbiamo qua, certo sono università. C'è nessuno, ecco. No, va bene, ritorno davvero prima per farvi vedere. Guardate, questa al centro è la scuola superiore, va bene? Accanto alla scuola superiore c'è il media center, va bene? Accanto ci sono le scuole medie e poi ci sono le scuole elementari. In molti dei paesi dell'Emilia è così, cioè la zona scuole sono sostanzialmente concentrate. Spesso e volentieri il paese è piccolo e quindi di fronte c'è anche il comune. E poi accanto ci sono le case, va bene? E poi dietro c'è la videoteca, ok?
E poi ci sono altri servizi. La cosa interessante di questa pianta interattiva è che dimostra come in realtà diventare 2.0, a partire da una connessione forte all'interno della scuola, in realtà non è così difficile se per esempio già si stabilisce un contatto con la biblioteca, no? Non so se conoscete l'iniziativa Media Library Online, che è nata sempre qui a Bologna, la possibilità di accedere a contenuti digitali a distanza, va bene? Tramite l'abbonamento alla libreria del comune in cui vivo, se la libreria del comune in cui vivo aderisce a Media Library Online. Quindi la scuola fa un accordo con la libreria, scusatemi, con la biblioteca, e la biblioteca dà la possibilità a tutti gli studenti, gratuitamente perché è la biblioteca comunale, di accedere a una banca dati di video, audio, musica, eccetera, eccetera. Il resto che cosa lo fa? La rete e la possibilità di avere dei device, ma anche la lavagna interattiva, con cui accedere a questi contenuti. Fare scuola 2.0 già significa fare questo primo collegamento, va bene? Con la biblioteca del municipio. Qui accanto c'è un'industria. Molti piccoli centri hanno un'industria, si va da chi fa salumi, a chi fa ricerca scientifica, eccetera, eccetera. Le industrie hanno solo interesse sul territorio, anche perché sono soldi detassati per loro, a creare dei rapporti, va bene? E che vuol dire creare dei rapporti? Vuol dire che per esempio determinate risorse possono essere messe in rete, possono essere accomunate. Oh, questo che vi sto raccontando non è fantascienza, io l'ho visto con i miei occhi a Cadeo, Piacenza, l'istituto comprensivo di Cadeo. Fanno un lavoro del genere. Sul territorio, elementari, medie, lavorano in maniera molto forte col territorio. Addirittura la biblioteca lì è nella scuola, la biblioteca del comune è nella scuola. Ed è diventata una biblioteca multimediale. Questo per dire che poi alla fine, anche qui, siamo partiti da grandi annunci e grandi rivoluzioni, ma stiamo tornando al discorso, e qui nella sede del professor Guerra è il discorso più accetto chiaramente, del rapporto col territorio. Queste tecnologie effettivamente possono aiutare anche a un'integrazione delle risorse sul territorio. E può essere utile proprio per costruire questa serie di rapporti. Va bene? Sì, questo lo chiudiamo che non ci serve. Perfetto. Eccoci qua. Infine, non lo vediamo, vi lascio con questo filmato, che so che voi siete appassionati in inglese, quindi ve lo vedete con calma con le cuffiette. Un viaggio nella media literacy. Allora, lo vedete con calma, non lo stiamo qui ad analizzare. Il messaggio che volevo far passare con questo e quindi anche per chiudere, siamo partiti parlando di informatica, di tecnologie, di software e di hardware, e come vedete invece siamo approdati a parlare di tutt'altro, cioè di consapevolezza nell'uso dei media. Fermo restando, come dicevo all'inizio, che la specificità professionalizzante dell'informatica è qualcosa che non c'entra niente con quello che sto raccontando, probabilmente il dubbio, la perplessità che in qualche maniera ci dobbiamo porre, risiede proprio nella possibilità di lavorare non solo e non tanto con l'unico media che entra nella scuola, cioè il libro, ma anche tenendo presente che ci sono altre decine di media. Il motivo è molto semplice, a mio parere, è che avendo lavorato in situazioni molto, molto disagiate, io credo che anche da un punto di vista sociale non si possono lasciare, come scuole e istituzioni, intendo dire, non si possono lasciare i ragazzi da soli di fronte a questo mondo dei media. C'è un libro molto bello di un giornalista francese che si chiama Mainstream, e ho chiuso, dove lui fa un'indagine sull'industria culturale mondiale, americana soprattutto, europea, e la cosa interessante che lui nota, dice: guardate,
è buffo, è pazzesco, ma tutto quello che è contenuto culturale oggi passa attraverso due fornitori. Due fornitori. Quali sono i due fornitori che danno la maggior parte del contenuto culturale nel mondo? Uno, l'industria dell'intrattenimento, la Warner Bros. Per capirci, la Disney. La Disney è una corazzata, non so se voi avete la frequenza con i canali del digitale della Disney, ma lì passano way of life, modi di vivere, che poi sono per benisti, eccetera, eccetera, questo è un altro discorso. Però passano modi di vivere in maniera intensiva, va bene? E l'altro grande stakeholder interessato alla diffusione dei contenuti digitali e dei media sono le aziende di telefonia, i provider telefonici. Questo è anche interessante, fateci caso, non a caso noi in Italia abbiamo uno che è tutte e due le cose, la 7 è Telecom Media, che al tempo stesso è un provider telefonico ed è anche un produttore di contenuti televisivi. Voi direte, cosa c'entra questo? C'entra perché gran parte dei contenuti mediali a cui sono sottoposti quotidianamente i nostri ragazzi vengono da queste due famiglie. O la parte dell'entertainment, quindi la produzione dei contenuti digitali della grande industria, soprattutto americana, che questo è il dato, o dall'altra parte quello che è la parte della telefonia. La telefonia mobile, perché è molto interessata a sviluppare banda larga? Perché vogliono far arrivare i loro filmati, vogliono produrre filmati, eccetera, eccetera, eccetera. Qui chiudo questa cavalcata un po' selvaggia all'interno dei media. Avevo detto per all'inizio sarei stato trasversale rispetto alla documentazione. In realtà la documentazione c'entra, perché un conto è fare documentazione su un processo didattico al quale siamo abituati, è un conto fare documentazione su un processo molto più libero e coinvolge altri strumenti, è più difficile, insomma.